Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura la cronaca. Dramma questa mattina in contrada San Giuseppe a Brittoli, in provincia di Pescara. Una lite in famiglia è sfociata in tragedia. Un 74enne, Cesidio Cocco, è morto, probabilmente per le ferite riportate. Anche la moglie della vittima è rimasta ferita in modo grave ed è ora ricoverata in ospedale a Pescara. Per il momento le indagini si stanno concentrando sul figlio della coppia, ma non è stata emessa ancora alcuna misura restrittiva. Il servizio è a cura della redazione di Vestina News. Si è consumata, nel peggiore dei modi, una lite familiare avvenuta questa mattina intorno alle ore 8:30 all'interno di questa abitazione in contrada San Giuseppe a Brittoli, in provincia di Pescara. A perdere la vita Cesidio Cocco, 74enne pensionato, mentre la moglie, 66enne, che in un primo momento sembrava in gravi condizioni, non è in pericolo di vita, ma resta comunque ricoverata presso l'ospedale civile di Pescara. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Penne e del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara, coordinati dal PM Andrea Papalia, il figlio della vittima, 47 anni, avvisato da alcuni vicini di una lite tra i genitori, si è recato presso l'abitazione ed una volta entrato in casa è subito intervenuto per separare il padre che malmenava la moglie. Da qui è nata una colluttazione tra il figlio e il padre, con la morte di quest'ultimo, forse a causa di un trauma derivante da oggetto contundente. Si esclude però l'accoltellamento. Al momento sul figlio si sta procedendo con l'accusa di omicidio, ma per ora non sono state adottate misure precautelari. Al momento dell'accaduto, in casa era presente anche il figlio disabile della coppia, portato via da alcuni parenti. Sul posto è intervenuto il medico legale Ildo Polidoro, che ha disposto l'autopsia sul corpo di Cesidio Cocco. Una notizia peggiore non poteva esserci. Persone normali con le quali si è cresciuti insieme e che non si riesce a capire come si possa arrivare a fatti che non hanno nessuna spiegazione. L'inspiegabile è successo. Ecco, vi sconvolge tanto questa notizia. Beh, è il sentimento generale che c'è adesso è proprio di incredulità, anche di un certo sgomento, perché erano persone che si vedevano tutti i giorni, qua ci si incontra quotidianamente. Non si trovano né parole né sentimenti per spiegare queste cose. Il neopresidente della commissione d'inchiesta sul disastro di Bussi, Antonio Blasioli, è intervenuto in diretta nel corso del TG6 delle 14 per spiegare a che punto è la bonifica e qual è il ruolo della commissione d'inchiesta, soprattutto dopo gli ultimi fatti a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che identifica Edison come la responsabile del disastro ambientale. Infatti poi c'è stata la questione del bando annullato dal Ministero dell'Ambiente, dei 50 milioni ridestinati a quello dell'economia ed Edison, la stessa Edison, che ha annunciato un altro ricorso in Cassazione. Paolo Renzetti. La commissione d'inchiesta si è ricostituita dopo il periodo di sospensione del Covid, adesso deve ripartire naturalmente in continuità con l'opera che bene era stata svolta dal mio predecessore, il presidente Legnini, ma devo dire anche con la partecipazione matura e responsabile di tutti i consiglieri regionali che sono andati avanti nel lavoro al di là delle proprie casacche politiche. Qui deve essere, diciamo, questo lo spirito che contraddistinguerà il lavoro della commissione d'inchiesta che deve andare avanti su alcuni punti che ancora non sono stati toccati. Primo fra tutti, naturalmente, quello dell'audizione del Ministero o nella persona del sottosegretario Morassut o di un loro delegato, naturalmente, che potrebbe essere, come da interlocuzioni precedenti, anche il direttore del servizio bonifiche del Ministero, e cioè Lopresti, per capire, insomma, quegli atti nuovi che ci sono stati nel frattempo, che sono essenzialmente due. Il primo, che definirei una pietra miliare in questo procedimento lunghissimo, che è stato condito anche di tante procedure giudiziarie nel corso di questi 13 anni, e che è la sentenza del Consiglio di Stato del 6 di aprile che ha riconosciuto il buon lavoro fatto dalla provincia di Pescara, all'epoca presidente era Antonio Di Marco, nell'individuazione di Edison come soggetto responsabile delle aree 2A e 2B e delle aree limitrofe. Ci stiamo praticamente parlando di quei terreni che si trovano tra Bussi e la centrale Turbogas.
e poi naturalmente anche di questo inizio di procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto a seguito di un parere che a mio avviso però non è un parere ma è soltanto un atto interlocutorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Passerà ancora del tempo? La preoccupazione è questa. Io sono certo che passerà ancora del tempo perché quando parliamo di bonifica di Bussi dobbiamo parlare di tutto il sito di interesse nazionale che va da Bussi fino a Piano d'Orta. Anche Piano d'Orta merita una grande attenzione soprattutto in questi giorni perché ci sarà un atto importante alla conferenza di servizi al Ministero proprio su Piano d'Orta. Quando parliamo di 2A e di 2B e di aree limitrofe, cioè di quelle su cui ci si sta revocando il precedente appalto per i lavori, naturalmente parliamo di una parte importante ma non di tutta la parte che riguarda il SIN, perché abbiamo l'area di Tremonti che è proprio sotto i piloni autostradali che stenta a partire nonostante ci sia la volontà di Edison di fare i lavori e un progetto approvato dalla conferenza di servizio, ma ci sono dei ritardi da parte proprio della regione Abruzzo e poi abbiamo le aree della Medavox, le aree di fronte alla ferrovia, alla stazione ferroviaria di Bussi e ancora tante altre aree fino, come abbiamo detto, anche a Piano d'Orta, quindi sarà un procedimento sicuramente molto lungo. La commissione d'inchiesta regionale però ha una funzione di indagare su quello che è stato fatto e quello che non è stato ancora fatto e visto e considerato che siamo appunto in presenza di questi atti che abbiamo detto prima, anche di avere una funzione di impulso che noi vogliamo assolutamente portare avanti, con il principio cardine che deve essere quello del chi inquina paga, c'è una società che è stata riconosciuta soggetto inquinatore che è la Edison e che deve pagare senza sconti per un progetto che non può assolutamente prevedere il tombamento dei rifiuti, come è stato detto, perché è un progetto che poi dovrà essere eventualmente approvato dalla conferenza di servizi. Cambiamo ora argomento e torniamo a occuparci dell'emergenza sanitaria che prosegue benché con numeri più incoraggianti. Infatti i numeri aggiornati ad oggi pomeriggio ci dicono che c'è un nuovo positivo soltanto in Abruzzo su 1283 tamponi, ovvero lo 0,7% dei test processati. E quanto emerge dal bollettino sintetico sull'emergenza coronavirus del Servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione Abruzzo. Bisogna sottolineare però che vi sono anche 3 decessi, si tratta di una donna di 77 anni di Montesilvano, una donna di 82 anni di Martinsicuro e un'altra donna di 87 anni di Spoltore. I guariti o dimessi sono 15 in più di ieri per un totale di 2187. Il numero totale dei positivi è sceso di 17 unità, attualmente i contagiati accertati sono 653. Insomma, benché le riaperture è da considerare che l'andamento della curva epidemiologica non è cresciuto, non ci sono ancora dati eccessivamente preoccupanti per un ritorno dei focolai, però comunque l'invito è sempre quello a mantenere alta la guardia. Torniamo a occuparci di politica, duro affondo della consigliera regionale dell'UDC Marianna Scoccia, che sui punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo critica l'atteggiamento della Regione Abruzzo. La Scoccia, che recentemente è uscita dal gruppo della maggioranza, ne chiede la riapertura e invita i sindaci alla mobilitazione. Alfredo Primante. Tanti anni di battaglie e di sacrifici per fare in modo che questi due PPI venissero aperti H24 ed ecco con un colpo di mano ci siamo ritrovati dapprima chiusi totalmente e adesso sempre con la speranza, perché non sappiamo ancora se in realtà dal 16 giugno saranno riaperti. Riaprire subito i PPI di Pescina e Tagliacozzo è la richiesta pressante che arriva dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, da pochi giorni passata all'opposizione dopo aver fatto parte della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marsilio in quota UDC. Scoccia, in qualità anche di sindaco di Prezza, chiede una mobilitazione bipartisan ai suoi colleghi sindaci per spingere la regione ad affrontare e soprattutto risolvere la problematica. Che basta con le chiacchiere, siamo stufi di stare a ascoltare il direttore generale che verrà a dirci che non ha i soldi per gli infermieri, per i medici, quando poi all'ospedale di Pescara vengono assunti 75 infermieri, tra insomma personale sanitario, tra infermieri, medici e quant'altro, per una spesa di 1 milione
milione e 8, non esiste, insomma. Quindi basta con queste stufe. Loro oggi devono dare delle risposte, quindi devono assolutamente trovare i soldi, anzi l'avrebbero già trovare ieri, e devono riaprire questi due presidi H24. Martedì prossimo il presidente della Commissione Sanità regionale, Mario Quaglieri, ha calendarizzato la discussione sui punti di primo intervento marsicani, una scelta però criticata da Scoccia. La commissione è stata convocata per l'11 giugno, dove all'ordine del giorno non c'era assolutamente le audizioni dei vari sindaci, del direttore Testa su questo punto così importante dei presidi di Tagliacozzo e di Pescina. Dopo che noi abbiamo sollevato questa grave mancanza, allora il presidente Quaglieri di fretta e furia ha cercato di trovare uno spazio per mettere questa convocazione, e pensate un po', la cosa ancora più grave, che è convocare una commissione di un argomento così importante, metterla un'ora prima del Consiglio regionale fa capire quanta importanza stanno dando a questo tema. Dovevano, a mio avviso, dare spazio a questa commissione in un momento di estrema tranquillità, e non l'11 e né il 9, perché è già troppo tardi. Il presidente Quaglieri ha preso un impegno lunedì scorso in una conferenza di tutti quanti i sindaci della Marsi, che lui già il giorno dopo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al presidente Sospiri per convocare una seduta di commissione straordinaria. Ancora politica, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato questa mattina un dettagliato dossier delle periferie di Pescara, con particolare attenzione alle problematiche dell'edilizia popolare, denunciando anche la scarsa attenzione di Comune e Regione. Paolo Renzetti. Consigliere Pettinari, lei ha presentato e preparato un dossier per quanto concerne le periferie di Pescara, soprattutto in merito all'edilizia popolare. Cosa è venuto fuori? Sì, abbiamo preparato un dossier sulle periferie. La cosa importante, oggi abbiamo dimostrato, carte alla mano, dati alla mano, chi ha diritto e può rimanere all'interno delle case popolari e chi non ha diritto e deve essere cacciato. Con una particolare attenzione alle periferie calde, Fontanelle, Rangitelli, Via Rigopiano, San Donato, Zanni, Borgo Marino e la nuova piazza dello spaccio, come la chiamo io, Piazza Grue. Allora, la legge regionale 96/96 parla chiaro, dice che non possono rimanere all'interno delle case popolari coloro che hanno subito una condanna penale passata in giudicato per reati gravi quali spaccio di droga, usura, racket. Non possono rimanere coloro che hanno adibito l'alloggio ad attività illecite, coloro che hanno ceduto in parte o totalmente l'alloggio ad altri, quindi subaffitti, vendite illegali di immobili, coloro che si sono allacciati abusivamente alle utenze elettriche, gas, servizio idrico e quant'altro. E la stessa legge pone in capo al sindaco la potestà di emanare i provvedimenti di decadenza. Allora io dico, c'è una legge regionale, parla chiaro, e io continuo ancora a registrare casi di criminali pregiudicati all'interno delle case popolari che delinquono, adibiscono l'alloggio ad attività illecite, spacciano droga e subaffittano gli alloggi e si allacciano abusivamente alle utenze elettriche. Delle due l'una: o non vengono emanati provvedimenti di decadenza da parte del comune, o quel pochi che vengono emanati non risolvono il problema. Allora io dico, invece di tirare dalla giacchetta le forze dell'ordine e chiedere, responsabilizzare le forze dell'ordine, che già fanno tanto, io ringrazio, si chiedesse la politica che cosa avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Regione Abruzzo, c'è una legge regionale che non viene applicata, i comuni che non applicano questa legge regionale, questo è veramente vergognoso. Vi dico di più, addirittura la stessa legge prevede un obbligo in capo alle atere comuni per la pubblicazione istituzionali di tutti gli alloggi occupati illegalmente. Ebbene, io non ho trovato un elenco sui siti istituzionali, vuol dire che non c'è nessun tipo di interesse, quindi chiedo immediatamente che si faccia presto, perché le periferie stanno scoppiando. Lei tornerà ovviamente alla carica anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, per chiedere una maggiore considerazione per le periferie cittadine? Senza ombra di dubbio, è da 10 anni che sto tornando alla carica, ogni giorno tornerò alla carica, i prossimi 10 anni, se avrò ancora la forza di combattere. Da un consigliere regionale all'altro, quello del Partito Democratico, Dino Pepe, denuncia i ritardi dei bandi per il settore agricoltura e il rinvio della trattazione della sua risoluzione sulle unità di crisi regionale. Vediamo.
Dopo appena un anno di governo Marsilio, i sindacati agricoli stanno mettendo in evidenza i gravi ritardi per quanto riguarda il bando dei giovani, la mancata pubblicazione del bando riguardante gli agriturismi, una serie di difficoltà burocratiche che la giunta Marsilio aveva promesso in campagna elettorale di abbattere, di ridurre i tempi di attesa, di ridurre la burocrazia sugli agricoltori, di rimodulare completamente il piano di sviluppo rurale, di riorganizzare gli uffici del Dipartimento. Dipartimento Agricoltura. Bene, dopo un anno tutto questo non è stato assolutamente fatto e gli agricoltori e i loro sindacati stanno denunciando, lo abbiamo visto ieri con un intervento forte di Coldiretti, questa determinata situazione che si è aggravata negli ultimi mesi. E poi, come non parlare oggi della bocciatura della legge Cura Abruzzo? Non ci sono i fondi per soddisfare le esigenze di famiglie e imprese nella nostra regione. Oggi poi in terza commissione è stato chiesto il rinvio da parte della maggioranza di una risoluzione che ho presentato insieme ai sindacati e a Confindustria per ripristinare gli uffici relazioni industriali in ogni provincia. Noi abbiamo la necessità di essere vicini e prossimi alle tante vertenze sindacali, a cominciare da ATR, Veco, tante ce ne sono in Regione Abruzzo, e avere un presidio territoriale della regione per ogni provincia è fondamentale, lo chiedono i sindacati, lo chiede Confindustria, ma soprattutto lo chiedono i tanti lavoratori in difficoltà. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Lunedì ci sarà il Consiglio federale, fondamentale per la ripartenza del calcio italiano. Se la Serie A e la Serie B hanno trovato la formula per ricominciare, il vero interrogativo rimane quello della Lega Pro. Intanto sulla Serie B le Grottaglie perde per infortunio Tumminello e in C Di Mascio dovrà fare a meno per un mese di Costa Ferreira, il punto nel servizio di Jacopo Forcella. C'è attesa per il Consiglio federale di lunedì che dovrà finalmente mettere la parola fine ad ipotesi e tempistiche immaginifiche per la ripartenza del calcio e fare spazio alla certezza di come ripartiranno i campionati professionistici. La cosa certa, almeno questa, è che in Serie A e in Serie B si procederà alle 5 sostituzioni a partita in 3 momenti della gara. Così come è certo che la Serie A riprenderà nel prossimo weekend con la Coppa Italia e che dalla settimana successiva riprenderà il massimo torneo nazionale insieme alla Serie B. Per il Pescara dunque primo impegno interno contro la Juve Stabia, si attende di conoscere esattamente il giorno, 20 o 21 giugno, ma soprattutto lo slot orario che verrà scelto per la partita dell'Adriatico, nella quale le Grottaglie dovrà certamente fare a meno di Marco Tumminello. L'annata per il centravanti biancazzurro sembra davvero stregata, il calciatore infatti uscito dolorante dalla seduta di allenamento ieri è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Sarà monitorato dallo staff medico e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti tra un mese. Un problema in attacco per il tecnico del Pescara che dovrà ripartire forte perché quello con le Vespe Campane è uno scontro diretto in piena regola. Un mese di stop ma in Serie C anche per Costa Ferreira. Il centrocampista del Teramo giovedì è stato sottoposto ad intervento per la pulizia della caviglia sinistra e attendendo la tempistica del torneo di terza serie Di Mascio non lo avrà a disposizione quando si tornerà a giocare. Ma come si tornerà a giocare? E questo è il vero interrogativo a cui il Consiglio di lunedì dovrà rispondere, considerando che, rimanendo alla stretta attualità, l'ultima proposta in ordine di tempo sarebbe quella di sfida in gara unica durante gli spareggi. L'idea sarebbe quella di evitare retrocessioni dirette, inserendo le ultime classificate dei 3 gironi ai play-out e salvando direttamente le quintultime. Tra le 4 partecipanti ai play-out di ogni girone, però, otterrebbe la salvezza solo una, con semifinali e finale a eliminazione. L'ultima affronterebbe la quart'ultima, mentre la penultima ma se la vedrebbe con la terz'ultima. Le 2 squadre sconfitte andrebbero direttamente in Serie D, mentre le 2 vincenti si affronterebbero in finale. La vincente di quest'ultimo match rimarrebbe in Lega Pro, condannando alla retrocessione la perdente. Il tutto ovviamente tenendo conto della classifica e permettendo ai club meglio classificati di avere 2 risultati su 3 per salvarsi. Al momento però si tratta di semplici idee per cercare di creare meno dissenso possibile, ma niente è stato ancora deciso. E a proposito di calcio, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite del convegno organizzato dall'AIGA Teramo, denominato Politica, Comunicazione e Gestione dello Sport dopo l'emergenza. Il numero uno del calcio italiano ha parlato anche dell'eventuale riforma del calcio italiano, che tuttavia non passerà da quel che dovrebbe essere un mero taglio delle squadre professionistiche.
le riforme. Credo che in questo momento il calcio ha dimostrato di avere bisogno di una rivisitazione. La riforma principale alla quale io ho sempre fatto riferimento, ma proprio in questo periodo ha dimostrato la sua di non poter essere più rinviato, non è più procrastinabile, è la riforma della poter consentire a ciascuno di noi che ama il mondo dello sport, il mondo del calcio, di approcciare un nuovo modello di cultura sportiva. Quello che purtroppo è mancato negli ultimi anni è proprio entrare, immedesimare, rilanciare quel nuovo umanesimo, quel rinascimento dello sport e quindi del calcio italiano, che possa comunque dare l'idea che esiste una nuova cultura dello sport. Abbiamo bisogno di questo. Molti pensano che la cultura della la riforma è la soluzione a tutti i problemi del calcio italiano, passa attraverso la riduzione del mondo professionistico. Io che per vocazione naturale sono portato, come tutti sanno, a svolgere la mia attività principale della mia vita come imprenditore, è molto semplice, basta una calcolatrice, una semplice operazione algebrica per arrivare a risolvere il problema del professionismo. Non è lì la riforma. La riforma va ricercata nelle prospettive, nella progettualità, nel saper accogliere idee, nel saper rilanciare quella cultura che è cultura dello sport, che purtroppo per diverse ragioni abbiamo forse smarrito. Abbiamo però voluto soffermarci un attimo nel dare un messaggio importante che non ha precedenti nel nostro mondo, nel nostro sistema. L'istituzione di un fondo Salva Calcio, che ho lanciato, per chi ricorda, sicuramente già dai primi giorni all'inizio di questa attività e di questa curva epidemiologica. Quindi ho detto subito che il calcio in ogni caso avrebbe avuto un sostegno dalla federazione, mediante la costituzione di un fondo Salva Calcio, quel fondo che poi sarà sicuramente alimentato non solo da riforme, da risorse della federazione, ma mi auguro, così come ci è stato promesso, ci potranno, e io dico ci dovranno essere, delle riforme, delle risorse che arriveranno dalla FIFA, massimo organismo internazionale del nostro movimento, e mi auguro anche da parte del governo italiano. Abbiamo riaperto il nostro centro tecnico al primo raduno degli arbitri, un segno di speranza, gli arbitri che si sono radunati a Coverciano, pronti per dare ancora una volta il loro supporto alla ripartenza del campionato, che come sapete è stato fissato al 20 di giugno per la A e per la B. Per la Lega Pro bisogna aspettare ancora qualche giorno, ma penso che andremo a fine mese, massimo i primi di luglio. E con le parole di Gravina concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Tutti quanti i servizi che avete visto sono già a disposizione sul web, sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Da parte mia un buon proseguimento e un buon sabato sera.